Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici, a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming sul sito rete8.it. 21, sono le 21, 1 minuto e 20 secondi e come ogni giovedì a quest'ora su questa rete siamo in diretta per parlare di salute, della nostra salute. Come consuetudine anche in questa trasmissione, la numero 15 della corrente stagione televisiva, saranno due gli argomenti che caratterizzeranno appunto quanto sta per andare in onda, ovvero la trasmissione numero 15 di quest'anno. Del primo argomento sono particolarmente contento di poterlo trattare in questa sede perché è un argomento che da sempre mi sta a cuore e tra poco capirete perché. Vi dico subito che apriremo sulle modalità del come curare le cosiddette bocche difficili, tradotto significa come prestare cure odontoiatriche a persone non collaboranti, disabili, pazienti psichiatrici, tanto per citare alcuni di questi difficili, pazienti da trattare, pazienti fragili. A seguire daremo ampio spazio alla diagnostica dei traumi da sport, in particolare cercheremo di verificare quali esami è opportuno fare in caso di traumi muscolari, articolari oppure tendinei. In studio ci saranno il dottor Gianfranco Ricci e il dottor Fabrizio Capone, disponibili come tutti gli specialisti che transitano in questo studio a rispondere anche alle vostre eventuali domande con le modalità che vi darà tra poco la collega Edmondo. Ciao Gigliola, buonasera. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Con la supervisione tecnica di Danilo Cinquino siamo prontissimi anche questa sera a rispondere sia alle telefonate che alle email. Con prefisso 0871 sono i numeri a disposizione 5873232, 5873233, mentre l'indirizzo email è salute@rete8.it. Grazie Gigliola, buon lavoro a te, buon lavoro a Danilo. Iniziamo subito con il primo argomento di questa trasmissione, questa nuova puntata di Pronto Medicina Facile, curare la bocca dei pazienti fragili. Ci darà tutto il nostro graditissimo ospite. Buonasera e benvenuto nei nostri studi al dottor Gianfranco Ricci. Buonasera dottore. Buonasera dottor Castignani e buonasera ai gentili telespettatori. Dottor Gianfranco Ricci, direttore unità operativa semplice di odontoiatria territoriale della ASL di Pescara, dove c'è un ambulatorio dedicato solo ai pazienti fragili e non collaboranti, che è un po' il cuore degli argomenti che tratteremo questa sera. Il dottor Ricci, specialista in odontostomatologia, dirigente responsabile con incarico di alta professionalità ed è coordinatore provinciale di Pescara della COH. Allora, intanto le chiedo, da quanto tempo dirige questa unità operativa semplice, dottore? Qui a Pescara sono dal 2019, quindi da 4 anni. Vengo dall'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove per circa 20 anni ho diretto un'unità complessa di odontostomatologia, dove mi occupavo insieme ai miei collaboratori di pazienti fragili, disabili e non collaboranti, per cui è un'esperienza oramai credo consolidata verso questi pazienti. È un dentista solidale a tutti gli effetti, mi sembra di capire. Certo. Senta, certo. Al di là dell'ambulatorio, e lo visiteremo virtualmente attraverso le mie domande e le sue risposte, come è strutturata l'odontoiatria territoriale dell'ASL di Pescara? L'odontoiatria territoriale dispone di ambulatori che sono ubicati nei diversi distretti. Sia a Pescara città, quindi Pescara Nord, Pescara Sud, poi abbiamo un ambulatorio a Montesilvano, un ambulatorio a Cepagatti, un ambulatorio a Scafa, un ambulatorio a Popoli. Poi c'è l'ambulatorio.
poi c'è l'ambulatorio del presidio ospedaliero, che è dedicato, come ha appena detto prima, esclusivamente ai pazienti fragili. Coordinatore provinciale della COH, poi vado subito da Giuliola perché vedo che c'è già una telefonata per lei. COH è la Società Italiana di Odontostomatologia per Persone con Handicap. Esatto, esatto. La COH è una società scientifica che nasce nell'85, quindi a circa 40 anni, dopo anni in cui non esisteva nessun tipo di cura verso il paziente fragile, diciamo, ha unito i vari professionisti d'Italia, perché ha centri in tutta Italia, che si dedicano alle cure non solo odontoiatriche di tutto il distretto oromaxilofacciale. E c'è un sito che gli utenti possono tranquillamente aprire, dove per ogni regione c'è il centro di riferimento per questi pazienti fragili. Quindi nel caso dell'Abruzzo, è in ordine alfabetico quel sito, quindi siamo i primi ad apparire come Abruzzo. C'è l'ospedale di Pescara, c'è l'ospedale di Lanciano, quello dell'Aquila e quello di Teramo. E per ogni ospedale c'è il referente. Perfetto. E lei è per la provincia di Pescara. Certo. Allora, io ho tante domande da farle, però in questa trasmissione i telespettatori che telefonano hanno sempre la priorità assoluta. E alle 21.08 do spazio volentieri a questa telefonata. Pronto, Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, sì. Signora. Da dove chiama? Da Pescara. Prego. Allora, intanto una raccomandazione, dovete spegnere per cortesia, abbassare il volume del televisore, e penso che Giuliola ve lo dica sempre. Faccia la domanda per cortesia, signora. Pronto? Pronto, sì. Faccia la domanda. Allora, io sono, volevo sapere, perché una persona dentro una RSA. Sì. E volevo sapere come si può fare per proprio le cure odontoiatriche di questa persona, perché lei ha la demenza senile e mi hanno detto che non può uscire per andare dal dentista, ovviamente, e si devono fare tutti i denti, si deve mettere un'implantologia, ma lei non può uscire. Come si può fare in questo caso? Allora, resti in linea. Ha detto che chiama da Pescara, vero? Questa paziente in quale RSA è ricoverata? Ah, ma deve dire? No, non fa niente. Dottor Ricci. Allora, buonasera signora. Di solito noi abbiamo molti pazienti che vengono dalle RSA, dalle case di cura. Possono accedere al nostro ambulatorio dell'ospedale mediante un'ambulanza. Evidentemente, se l'RSA non è provvista di ambulanza, si può tranquillamente coinvolgere l'ADI, l'assistenza domiciliare, che tranquillamente prende il paziente, perché, vede signora, noi possiamo anche recarci al letto della paziente o comunque nell'RSA, per fare una prima visita, ma come ben può immaginare, le cure odontoiatriche devono essere fatte alla poltrona o comunque sia in un ambulatorio. Per cui, siccome diversi pazienti vengono da noi, esiste l'ADI che, se si interpella, è a disposizione. Bene così, signora, chiami l'ADI. Sì, sarebbe per portarla in ospedale, all'ambulatorio. Adesso lei chiama da Pescara, non ha detto dov'è la RSA, però immagino che l'ADI sia di Pescara, non nel caso, per cui... Sì, infatti, sì. Perfetto. Grazie, bocca al lupo per la persona assistita. Altra telefonata, 21:11, pronto Rete 8? Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. Chiamo da Pescara. Prego. Al dottore e a lei.
Senta, io ho un figlio in età adolescenziale che è affetto da un autismo piuttosto marcato. Abbiamo provato un paio di volte a portarlo così dal dentista, ma è impossibile farlo stare sulla poltrona, quindi non sappiamo come fare. Approfitto della presenza del dottore per chiedere un consiglio, ecco. Sì. Cosa possiamo fare? Sì, resti in linea perché se il dottore deve fare qualche domanda. Dottor Ricci. Buonasera. Soggetto autistico. Soggetto autistico è uno dei pazienti fragili che noi curiamo in maniera predominante. Senza andare per le lunghe, mi ha appena, se non sbaglio, mi è sembrato di sentire che è un forte autistico, quindi, sì. Ecco, quindi fa parte di quella categoria dei pazienti fragili non collaboranti. Se riuscite, come presumo sia possibile, accedere al nostro ambulatorio almeno per fargli una visita sommaria, poi le nostre visite, come vedrà in seguito, sono sempre accompagnate dai genitori, dai parenti che ci raccontano la storia del paziente, noi valutiamo in brevissimo tempo e ovviamente con la competenza che ci contraddistingue se il paziente può essere curato alla poltrona o se invece dobbiamo curarlo in sedazione o in anestesia generale, ma è un tipo di procedura che tranquillamente noi pratichiamo in ambulatorio. Sì, altre domande il nostro amico di Pescara? Grazie a lei, grazie. Ringrazio. Mi sa che non cominciamo stasera, c'è un'altra telefonata per lei. Pronto Rete 8? Buonasera, siamo da Città Sant'Angelo. Buonasera signora, prego. Buonasera, volevo chiedere al dottor Ricci, nel caso di pazienti con sintomatologia di tipo ansioso, con attacchi di panico, qual è la procedura che può essere utilizzata in sede di intervento? Attacchi di panico, dottore. Sì. Attacchi di panico per cui c'è una sorta di fobia per ogni tipo di intervento medico. Certo, resta in linea, dottore. Sì, già è un dato positivo, tra virgolette, che l'attacco e la fobia sia per ogni tipo di intervento medico e non solo per quello odontoiatrico, per quello nostro. È una parziale consolazione. È una parziale consolazione, esatto. Per cui se riesce, ecco, ad accedere al nostro ambulatorio con la paziente o il paziente, adesso non ricordo, facciamo una prima valutazione. Nel caso in cui non riuscissimo, diciamo, con la nostra esperienza a curare il paziente alla poltrona, in quel caso questo paziente rientra nella categoria dei pazienti fragili odontofobici con attacchi di panico che vanno curati in sedazione cosciente. Cioè noi... Quindi è prevista una sedazione? Esatto, una sedazione cosciente, cioè non parliamo di anestesia generale, è una cura che noi pratichiamo alla poltrona dentistica, sempre con l'aiuto però dell'anestesista che ci fa una sedazione cosciente. Bene così, signora, altre domande per... No, molto esauriente, grazie. Grazie a lei, in bocca al lupo anche per il suo figliolo, la figliola, non ricordo neanche io se era un maschietto o una femminuccia. Gigliola, abbiamo un attimo di calma, mi fa segno di sì. Allora, intanto io direi, se lei è d'accordo, visto che c'è Gigliola che sta rispondendo a un'altra telefonata, in... sintesi, che differenza c'è tra odontoiatria normale e odontoiatria speciale, intanto per capire in che campo ci muoviamo? L'odontoiatria speciale, lo dice il termine stesso, è quella branca dell'odontoiatria che si interessa dei pazienti fragili. Il paziente fragile è definito come tale in quanto o è affetto da una malattia sistemica oppure è un paziente disabile o non collaborante. La differenza da un punto di vista prettamente operativo
È proprio nell'approccio al paziente. È ovviamente è grande. Dobbiamo iniziare con un approccio al paziente che evidentemente è diverso rispetto all'approccio al paziente tra virgolette normale. Chiedo scusa, dottor Castignani, io questa sera, per distinguere il paziente fragile da quello normale, dico normale ma tra virgolette. Molte volte il paziente normale si comporta peggio del paziente fragile. Comunque, lo dico tra virgolette. Ecco. E quindi necessita, senza ombra di dubbio, di un ambulatorio attrezzato. E poi lo vediamo. Tra l'altro, i pazienti normali, tra virgolette, che si comportano peggio dei pazienti fragili, speciali, quelli che hanno bisogno magari di sedazione oppure addirittura di un'anestesia generale, sedate anche i vostri pazienti un po' normali, tra virgolette, che non vi fanno lavorare bene. Ci sono delle linee guida per voi odontoiatri speciali, diciamo così? Sì, come accennavo prima, noi abbiamo una classificazione in base al tipo di collaborazione del paziente. Quindi molto brevemente andrò a dire che il paziente collaborante, la slide verde ce lo indica, è il paziente fragile che ha una collaborazione superiore, certo, al 50%. Per cui, voglio dire, è quel tipo di paziente che è affetto da una lieve insufficienza mentale, può essere non vedente o non udente, ma in questi casi e quindi con questa tipologia di pazienti l'odontoiatra riesce a lavorare in maniera, certo, abbastanza continuativa e soprattutto, ci tengo a precisare, lavora con una tempistica che è la stessa del paziente normale. Chi sono i soggetti non collaboranti? Io prima ho detto tra i fragili, ovviamente disabili, pazienti psichiatrici, ho dimenticato qualcuno. Ecco, il paziente non collaborante è l'autistico, il paziente autistico, sì, è il paziente che ha patologie neurologiche, quindi il paraplegico, il teraplegico, è il paziente che ha malattie genetiche, il paziente che ha malattie ereditarie. Anche gli oncologici? È il paziente oncologico. Il paziente oncologico è un paziente fragile che, seppur collaborante, ma rientra, certo, ovviamente. Poi anche il paziente ansioso, di cui parlava prima la signora, sì, e il paziente l'odontofobico. Quindi, ovviamente, anche questa tipologia di pazienti, certo, se ben collaboranti, rientra nella tipologia dei pazienti fragili. Queste sono le categorie dei pazienti che trattate. Invece adesso le chiedo quali requisiti deve avere uno specialista come lei per poter trattare questi tipi di pazienti. Esistono dei requisiti fondamentali che l'odontoiatra che tratta i pazienti fragili deve avere. Innanzitutto, se mi permette, un requisito professionale di elevata competenza. Quindi bisogna conoscere a fondo la patologia o sistemica o genetica o ereditaria di cui è affetto, certo, il paziente. Bisogna conoscere bene come fare diagnosi di questa patologia e soprattutto bisogna conoscere altrettanto bene la terapia che va attuata. Poi ci sono i cosiddetti requisiti aggiuntivi. I requisiti aggiuntivi è l'abilità della comunicazione che ha l'odontoiatra nei confronti di questo paziente fragile. È l'esperienza che ovviamente... Andiamo con l'altra diapositiva, se non sbaglio, perché c'era il passaggio proprio alla comunicazione. Esatto. Se non sbaglio, eccolo, esatto, qua. Che è molto importante. È molto importante saper comunicare con questo paziente. Noi effettuiamo sempre la prima visita di questi pazienti, sia pediatrici che adulti, in presenza di un familiare.
un familiare stretto, un parente o comunque certo. un responsabile. Molte volte questo paziente è non vedente, per cui, o non udente, per cui non basta semplicemente la spiegazione verbale, ma bisogna attuare la cosiddetta comunicazione non verbale, quindi utilizzare un tono e un ritmo di voce differente, bisogna utilizzare una mimica facciale, specie per i bambini, fare dei gesti. È importante. Cito brevemente, quando si siede il bambino, specie l'autistico, le nostre assistenti alla poltrona, piuttosto che le infermiere, prendono un guanto, lo gonfiano con l'aria complessa e praticamente lo trasformano a mo' di palloncino con gli occhietti, certo. eccetera. Per cui anche questo serve per far distrarre il paziente fragile e noi riusciamo a iniziare a vedere, a lavorare. Allora, questi sono i requisiti del dentista solidale, come lo chiamo io. Invece adesso le chiedo che caratteristiche deve avere un ambulatorio? Immagino che anche il vostro ambulatorio sia un po' speciale rispetto a un ambulatorio di un dentista, tra virgolette, normale. Beh, certamente mi viene spontaneo dire che deve avere barriere architettoniche idonee per poter far accedere un paziente che arriva sulla sedia a rotelle. No, dal punto di vista delle apparecchiature? Da un punto di vista prettamente tecnico di attrezzatura, la poltrona odontoiatrica è, diciamo, la stessa che noi utilizziamo per il paziente, tra virgolette, normale, per il paziente fragile. Molte poltrone odontoiatriche moderne hanno una particolare seduta e si girano in maniera tale che il paziente che arriva con la sedia a rotelle si può sedere su questa poltrona, ma soprattutto la poltrona deve essere monitorata. Quindi noi abbiamo tutti i monitor per monitorare i parametri essenziali e fisiologici del paziente e soprattutto deve essere... ci deve essere la sala operatoria. Ci deve essere, no, parliamo di ambulatorio odontoiatrico per il paziente collaborante. Poi, per i pazienti non collaboranti, ci vuole necessariamente la sala operatoria. E la sala operatoria è soltanto disponibile una struttura ospedaliera. Certo. Resti un attimo di pazienza, nel senso che voglio andare avanti e approfondire questo aspetto, però do spazio a quest'altra telefonata. Prima do spazio a quest'altra telefonata. Pronto, rete 8? Pronto? Pronto, buonasera. Sì, da dove chiama? Buonasera a lei. Da Pescara. Prego. Senta, gentilmente, io vorrei dire al dottore che ha perfettamente ragione. Perché 2 anni fa, io per non fare assistenza a mio figlio per i denti, l'hanno fatto cadere. Se io stavo accanto non so se sarebbe successo. Dunque il dottore è veramente, veramente bravo. Giusto. Bene. Giusto. Ha risolto poi con suo figlio? Diciamo di sì, si è spaccato cadendo gli altri 2 dentini. E parliamo di un bambino disfalgico, come diceva il dottore. Dunque io penso che se la mia presenza fosse stata là tenendogli la mano, il bambino stava bene, tranquillo. Sicuramente. E come mai non c'era? Perfettamente ragione. E come mai non c'era? Perché mi hanno fatto uscire, perché dice che il bambino era agitato, però secondo loro non avevano capito che il mio bambino aveva veramente problemi seri. E aveva bisogno della mamma, della mano della mamma. Certo, perché come dice il dottore, stare con tenendo i bambini, specialmente un bambino così con la sua malattia, tenendolo per mano, avrebbe, una mamma conosce bene il proprio figlio, no? Certo. Diciamo la realtà. Ed erano 2 denti che doveva togliere perché avevano accesso e non avevano fatto uscire perché dicendo no signora, dice lei agita il bambino, no ma guarda, le ho detto lei sta sbagliando, il bambino forse io lo tengo tranquillo se le tengo la mano. Cosa è successo dopo? Che io tenendogli la mano mi hanno fatto stare per 2 secondi, poi il bambino logicamente vedeva la mascherina, vedeva le luci, vedeva i lassi e cominciato a agitare e mi hanno fatto uscire fuori.
Allora gli ho detto, guarda che il problema mamma. Il bambino vede le luci, vede queste cose, logicamente non si sente sicuro. No signora, però adesso vada fuori. Niente, sono andata fuori e poi ho sentito un botto, dopo una mezz'oretta ho sentito un botto, ho aperto la porta, sono entrata, mia figlia era per terra. Adesso sta bene il bambino? Ma diciamo di sì, perché il dottore, sinceramente parlando, la caduta che ha fatto, logicamente cadendo di lato, perché il bambino, avendo paura, logicamente ha fatto forza per poter scendere. E non è potuto scendere, dunque come ha fatto la forza il bambino è sceso per terra e si è spaccato le altre denti, tutto qua. Dunque il dottore ha perfettamente ragione. Grazie della sua testimonianza, molto preziosa. Grazie. Grazie mille. Grazie a lei per il suo contributo. Sulla sala operatoria però poi ci voglio tornare quando parleremo dei pazienti non collaboranti. Ultimo aspetto introduttivo, oltre a lei, quali altre figure specialistiche sono necessarie per trattare questi pazienti? E poi andiamo a vedere come li trattate. Sì, oltre all'odontoiatra specialista, per odontoiatra specialista intendo che abbia capacità di interagire, quindi di poter curare questi pazienti, indispensabile la figura dell'igienista dentale, tutta la prima parte della prevenzione, il mantenimento, lo fa l'igienista dentale. Ci vuole un assistente alla poltrona, ovviamente diplomata, indispensabile la figura dell'infermiera professionale, perché questi pazienti, come ben potete immaginare, necessitano per il 50% delle volte di un accesso venoso che è in, ovviamente, costante e in contemporanea con la cura che noi andiamo a fare. E poi, siccome alla fine di una cura odontoiatrica, se si tratta di bonifica dentaria del paziente adulto, noi in ospedale a Pescara forniamo anche la protesi sociale al paziente adulto, parliamo di protesi mobile sociale, è indispensabile la figura dell'odontotecnico. Sinteticamente, quali servizi riuscite a garantire? Perché poi voglio andare a vedere come trattate questi pazienti e non ho tantissimo tempo. Sì, allora partiamo dalla odontoiatria tra virgolette base, quella di routine, quindi otturazioni, devitalizzazioni, estrazioni semplici, estrazioni chirurgiche, estrazioni quindi complicate. Poi trattiamo le neoformazioni, quindi sia le lesioni precancerose che quelle cancerose. Certo. E utilizziamo un laboratorio odontotecnico per fornire il paziente al quale è stata fatta una bonifica dentaria di un manufatto protesico, parliamo di protesi mobile, la cosiddetta protesi mobile sociale. Abbiamo l'ortodontista, l'odontoiatra specialista in ortognatodonzia che provvede alla... Insomma, praticamente fate tutto. Sì. Tranne l'implantologia. Sentivo prima, ecco, forse la signora dell'RSA che parlava di impianti e l'implantologia non... Senta, quali sono le cause principali che determinano le condizioni di disabilità per il paziente fragile? Sì, numerose sono le patologie sistemiche e le alterazioni sistemiche che conducono poi a una situazione di paziente definibile fragile o diversamente abile. Le cause principali che determinano queste condizioni di disabilità sono senz'altro l'autismo, le paralisi cerebrali, anomalie cromosomiche, sono tante, la fibrosi cistica, l'artrite giovanile, i deficit intellettivi, queste sono quelli, le patologie che determinano la maggior parte delle cause del paziente diversamente. E faccio ancora una domanda, poi vado a Gigliola per vedere se in relazione sono arrivate delle mail per lei. Come si valuta il paziente non collaborante che dovrà essere curato in sala operatoria? Certo, quindi il paziente non collaborante, dopo una sommaria prima visita,
che noi cerchiamo di fare, ripeto, in presenza del parente stretto, del genitore, poi deve seguire un iter diagnostico per la realizzazione di un piano di trattamento. Quest'iter diagnostico è molto rigido, ma preciso. Quindi l'esame obiettivo, poi il paziente dovrà effettuare degli esami ematochimici indispensabili e di routine, ci vuole una visita cardiologica con l'elettrocardiogramma, soprattutto, ed è importante, la visita anestesiologica. Sì, quindi l'anestesista poi deve fare la visita anestesiologica e capire, secondo un rapporto causa-beneficio, se l'anestesia deve essere una sedazione cosciente o un'anestesia generale. Tanto siamo andati avanti con le diapositive, Danilo ci mostra i numeri che avete fatto nel 2022, siamo ancora in epoca Covid, quindi con le restrizioni Covid sono stati più di 2000 le prestazioni effettuate alla poltrona, quindi in pazienti fragili e disabili collaboranti. Esatto. Quindi esatto. Sono quelli un po' più normali, sì, diciamo così. Parliamo di più di 2000 prestazioni che noi abbiamo effettuato alla poltrona, collaborante. Cioè del paziente fragile ma collaborante, sempre presso l'ambulatorio, certo, dell'ospedale. Poi andiamo avanti con la diapositiva, perché questa è importante anche questa, perché in questo caso c'è l'attività che avete fatto con i pazienti non collaboranti, adulti e bambini, avete trattato più di 100 pazienti. Sì, allora ci tengo a precisare che abbiamo avuto la possibilità di curare in anestesia generale il paziente adulto nelle sale operatorie del presidio ospedaliero di Popoli, parliamo di paziente adulto, dove riusciamo a fare un ricovero in dei surgery e dopo aver operato il paziente lo appoggiamo nel reparto di chirurgia che è presso l'ospedale di Popoli. Abbiamo una sala operatoria dedicata per noi, ci andiamo il mercoledì, ed è una cosa che sta andando avanti oramai da 4 anni e funziona benissimo. Invece il paziente non collaborante, il pediatrico, quindi il bambino, per paziente pediatrico intendo quello che va da 6 a 14 anni, lo operiamo nella sala operatoria anestesia generale a Pescara. E anche qui facciamo un accesso mediante dei surgery, poi vengono messi nel reparto del dei surgery, dove, ci tengo a dire, è stata una iniziativa dietro mio consiglio, in una sola stanza riusciamo a mettere questi pazienti, questi bambini fragili, così sia nel preoperatorio che nel postoperatorio il bambino riesce, certo, interagendo con l'altro, e si aiutano molto a vicenda. Vado da Gigliola in redazione, è arrivata qualche mail per il dottor Ricci? Sì Paolo, ne sono arrivate due. Sì, vai. Sono Caterina, è mia figlia di 7 anni e cerebrolesa. Tengo moltissimo la sua igiene orale e da quando era piccola la porto in una struttura ospedaliera pubblica del Molise, dove ho trovato un dentista eccezionale. Ora è andato in pensione e lei non si fa mettere le mani in bocca da nessuno. Cosa posso fare? Dottor, venire a Pescara. Trova altre... Ecco, parliamo di Molise, io ci sono stato 20 anni, quindi sicuramente parliamo della struttura che io dirigevo. Adesso viene nella nostra struttura a Pescara e sarà trattato. Venga ugualmente. A Pescara, come si chiama? Caterina, mi sembra. Sì, Gigliola con l'altra mail. Mi chiamo Pierino, mio figlio di 3 anni è autistico e non vuole saperne di andare dal dentista. Abbiamo provato di tutto, ma senza successo. Mi hanno consigliato l'ipnosi. Esistono odontoiatri che abbiano anche questa ulteriore specializzazione? Il dramma dell'autismo. Dottor Ricci, allora, ipnosi per un paziente autistico.
mi basta la sua faccia, l'espressione ecco, del suo ecco, viso. Ecco, sono stato esaurientemente l'ipnosi probabilmente serve a qualche mago o comunque a qualche ecco. Va bene, va bene. Dall'ipnosi alla narcosi, così andiamo veloci perché ho ancora 7-8 minuti. Quando si ricorre alla narcosi e invece quando si può o si deve arrivare all'anestesia generale? Sì, come allora dicevo prima, valutiamo la collaborazione del paziente. Se il paziente è moderatamente, mediamente collaborante, ma non può essere curato alla poltrona in anestesia locale, si ricorre alla sedazione cosciente. La sedazione cosciente che praticamente brevemente si utilizzano farmaci che sono le benzodiazepine o gli oppioidi per via endovenosa, il paziente rimane sveglio, si deve sempre praticare l'anestesia locale in bocca, la pervietà delle vie aeree rimane intatta. È semplicemente una maniera per poter lavorare su questo tipo di paziente in maniera adeguata e soprattutto senza avere problematiche. Certo. Se invece il paziente non è collaborante o appartiene a quella nutrita fascia di paziente fragile, portatore delle patologie di cui parlavamo prima, bisogna ricorrere all'anestesia generale. Anestesia generale, sempre dietro... Andiamo avanti con le diapositive perché... Ecco, anestesia generale, che quindi, come dicevo prima, è indicata in quattro categorie di pazienti. Il paziente non collaborante perché affetto da deficit psicomotorio, il paziente non collaborante perché forte odontofobico, i bambini, ecco, il paziente... Il caso del bambino di 3 anni di cui parlava la signora, quello va rigorosamente trattato in anestesia generale, e poi i pazienti gravemente immunodepressi per i quali è necessaria proprio una tempestiva risoluzione del focolaio. Diamo un'accelerata perché sta finendo il tempo, andiamo avanti con le diapositive. Queste sono le fasi dell'anestesia generale. Molto velocemente. L'induzione, il mantenimento, il risveglio, ci tengo particolarmente a soffermarmi sulla seconda fase, che è quella del mantenimento. Qui entra in ballo la bravura e soprattutto l'esperienza dell'anestesista. Perché oramai quando noi entriamo in sala operatoria l'anestesista mi guarda e dice: di quanto tempo hai bisogno? Io gli dico 45 minuti, l'anestesista dopo 46 minuti si sveglia il paziente. Ahimè, è una specie in via d'estinzione quella degli anestesisti che mancano tanto. Andiamo avanti con le diapositive. Questo è un paziente sedato? In sedazione cosciente alla poltrona, è evidente, si vede la poltrona e la sedazione cosciente. Avanti. Eccolo qua, questa è la sua equipe. Questa è l'equipe, sì. Con sempre un altro paziente. Sì. Questo? Questo ci tengo, è una ragazza giovane, di 22 anni, autistica, alla quale, come potete vedere dalla foto di sinistra, era rimasta totalmente senza denti. Siamo riusciti a fargli una protesi. Sociale. E quindi la diapositiva, ecco qui, ecco, gli abbiamo questo ridato un sorriso, sì. Perfetto. Poi, sorriso. Questo è un caso un po' più grave di un ragazzo di 18 anni down che aveva questo grosso epulite. Siamo riusciti sempre in sedazione cosciente ad operarlo e abbiamo risolto la problematica. Certo. Abbiamo una diapositiva che riguarda proprio la sedazione cosciente, la numero 21 se non sbaglio, eccola qua, quella che è relativa ai farmaci. Sì, di cui parlavo prima. Quindi si utilizzano le benzodiazepine e gli oppioidi, sempre per via endovenosa, perché la via endovenosa offre maggiori garanzie di sicurezza ed efficacia. Qualche volta si possono anche somministrare per via orale o rettale, ma voglio dire molto, molto, molto raramente. Certo. Gli obiettivi da tenere in considerazione sono i seguenti: la sicurezza del paziente,
la riduzione al minimo del disagio fisico e del dolore, il controllo dell'ansia. Questi sono gli obiettivi. Come diceva prima. Adesso invece spieghiamo ai nostri telespettatori un aspetto importante. Come si accede, chi ne ha bisogno, al vostro ambulatorio? Certo, è molto semplice. Bisogna farsi... Ecco qui, il medico curante fa una richiesta di visita odontoiatrica in paziente fragile, il quale, ci tengo a precisare, deve essere munito di codice di esenzione LEA, sì, sì. Si telefona al CUP ed esiste un'agenda preferenziale per tre tipologie di pazienti: il fragile con patologie sistemiche, l'oncologico e il disabile. Posso dire tranquillamente, senza ombra di dubbio, che i tempi sono molto molto ristretti. Nel giro di 10 giorni riescono ad avere la visita. Quasi immediato. Tenendo conto dei tempi di attesa di tante altre patologie. Siamo in chiusura, siamo alle considerazioni finali. Prima però vogliamo far vedere un manuale della COH, che è un po' il vostro Vangelo, dottor Ricci. Sì, ci tengo particolarmente. Io sono, insieme a tutti gli altri miei colleghi odontoiatri, anche professori e luminari universitari di tutta Italia, sono coautore di questo manuale di odontoiatria speciale, dove, come ha appena detto lei, il dottor Castignani, è il nostro Vangelo. Nostro perché abbiamo sempre bisogno di imparare, ma è utilizzato anche per gli studenti del corso di laurea. Quindi chi vuol approcciarsi, o comunque chi vuole essere erudito su una patologia che riguarda il paziente fragile e di come deve essere trattata, troverà tutto. E comunque è utile per tutti i dentisti. È utile per tutti, sì. Ultime due diapositive. Questa è la sua equipe. Sì, sì. Come può vedere, dottor Castignani, tutti sono sorridenti, specialisti, bravi, giovani e soprattutto volenterosi. Sì. E poi chiudiamo con una, se Danilo toglie la grafica, che la qua, perché insomma, sì, quando parla Papa Benedetto... non dice mai... Noi per quel poco che possiamo dare cerchiamo di ridare il sorriso ai fragili adulti, ma soprattutto ai fragili bambini. Quando parlava Papa Benedetto. Non c'è più. Che dire? Grazie. Grazie a lei. Ultimi consigli ai nostri telespettatori e poi parlo di traumatologia. Mi raccomando, di diagnosi, la prevenzione. La visita va fatta indipendentemente se il paziente è normale, tra virgolette, o fragile, va fatta ogni 6 mesi. L'igiene orale va fatta ogni 6 mesi. Se il paziente è fragile, oncologico o disabile, i tempi vanno ridotti del 50%. Ogni 3 mesi. Questo è importante. L'ambulatorio in ospedale esiste, c'è. E immagino, i tempi di attesa, speriamo, sono brevissimi. Ci sarà sempre. Abbiamo bisogno di qualche risorsa umana in più, ma arriverà anche quella. Grazie al dottor Gianfranco Ricci, direttore dell'unità operativa semplice di odontoiatria territoriale della ASL di Pescara, dove esiste questo ambulatorio dedicato solo ai pazienti fragili e non collaboranti, ai quali abbiamo dedicato questa prima parte di Pronto Medicina Facile. Adesso andiamo in pubblicità, poi parleremo di diagnostica dei traumi da sport. Vi aspetto.